Era tutto un ricamo trapunto. C'era Urano, chiamava a raccolta le stelle nella volta del cielo. Helios, che faceva galoppare i cavalli verso l'ultimo raggio del giorno, trascinandosi dietro Espero scintillante. La notte, nel suo nero mantello, frustava i cavalli del suo carro, e una schiera di stelle faceva da corteggio alla dea. Le Pleiadi ruotavano in cielo assieme a Orione con la spada in mano. Al centro, in alto, l'orsa sfiorava il polo con la sua coda d'oro, e il ciclo della luna scandiva il mese in due parti coi suoi raggi. E insieme c'erano le Iadi, segnale certo ai naviganti. E Lucifero, portatore dell'alba che mette in fuga le stelle. Thank you.
siamo poi in fondo cimentati nell'affrontare questa sfida. Questa idea bellissima che ha avuto Rodolfo Calanca sarebbe rimasta soltanto un'idea. La cosa invece più importante da sottolineare, credo, è che oggi tutte le persone che hanno preso parte a questo evento, più di un centinaio, hanno concorso in qualche modo a scrivere un format del tutto nuovo, una pagina originale delle dirette web e della divulgazione scientifica. Nessuno aveva mai fatto qualcosa del genere. E nessuno, fatemelo dire, aveva mai avuto la resistenza di Enrico Bonfante da 15 ore in regia, in conduzione insieme a Nicolò Brenzoni. L'altro aspetto che mi pare importante da sottolineare è che tutti i partecipanti a questa festa del solstizio hanno voluto far riscoprire o riscoprire le eccezionali e incredibili risorse storiche, archeologiche e naturalistiche del nostro territorio, portando all'attenzione del pubblico aspetti poco conosciuti di luoghi magari già molto famosi, oppure al contrario hanno voluto far conoscere tante altre realtà, magari meno note, ma non per questo possiamo dire meno importanti e meno suggestive. E allora permettetemi di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a dar vita a questa festa, una festa che non è ancora finita perché il momento esatto del solstizio cadrà tra poco più di un paio d'ore, esattamente alle 23:43, e noi ci avvicineremo a questo momento in compagnia di alcuni ospiti che ci hanno gentilmente raggiunto su questa piattaforma e che passo subito a presentarvi. Allora, la scrittrice e saggista Dacia Maraini, lo storico dell'arte Claudio Strinati, poi il musicista e cantautore Eugenio Finardi, l'astrofisico e accademico Linceo Roberto Ragazzoni, Alessandro Benporad, fisico solare, Guido Cossard, archeoastronomo, Gianluca Ranzini, astrofisico e presidente di Planet, e poi Silvia Rosa Brusin, giornalista scientifica, e appunto Adelaide Sicuro, archeologa e organizzatrice di eventi culturali. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere con noi. Io volevo cominciare con Dacia Maraini, che potrà stare con noi per un tempo limitato, e le volevo fondamentalmente chiedere questo. Innanzitutto, è riuscita a seguire alcuni degli eventi o dei servizi che abbiamo proposto durante la diretta? No, purtroppo non ho potuto perché avevo un altro collegamento e quindi non ho potuto seguire, mi dispiace No, molto. purtroppo non ho Va bene, potuto perché avevo un altro non fa collegamento niente, non ha e importanza, quindi perché non tanto è, potevo penso che seguire. sia recuperabile, lo chiedo anche alla regia, anzi ci stanno chiedendo in molti se tutta questa lunga kermesse potrà essere seguita anche in differita. Ma ecco, allora le volevo chiedere, Dacia Maraini, lei ha girato molto il mondo, la sua vita è stata segnata da viaggi significativi e importanti. Allora le volevo chiedere, lei ha trovato dei luoghi, delle regioni della terra dove popoli e culture si sono posti in maniera particolare rispetto al solstizio? Perché noi ormai nella nostra civiltà occidentale questo momento quasi lo ignoriamo. Sì, ha ragione, infatti noi neanche ci accorgiamo quando c'è la luna piena perché la città è piena di luci, però ecco, ho notato che si dà più importanza al nord, tant'è vero che l'esempio più sfolgorante che mi viene in mente da amante del teatro e della letteratura è Shakespeare con la notte, con la... Sogno di una notte di mezz'estate, no? Che poi ha a che vedere questo momento con i boschi, la luna, i folletti,
pianeti, cioè qualche cosa di misterioso che riguarda il non sole, il contrario del sole, il momento di passaggio dal giorno alla notte, e con qualche cosa che ci rallegra e ci inquieta nello stesso tempo. Io almeno la vedo così. Certamente il nord, io sono stata, non so, in Svezia, in Norvegia, lì è più sentito che da noi, anche perché, perché per loro il momento di passaggio è un momento importantissimo, perché l'estate dura talmente poco che quello è un momento di grande emozione, di grande simbolismo. Ci facciamo poco caso. Ho notato questo, che lo stizio come mito, come racconto, appartiene più al nord che al sud. Almeno questa è la mia sensazione, non so se sbaglio, ma insomma questa è la mia sensazione. No, no, è corretto, anche perché dal punto di vista astronomico effettivamente le stagioni in qualche modo si annullano mano a mano che ci avviciniamo all'equatore, mentre le regioni all'estremità del mondo, verso le regioni più prossime al polo nord o al polo sud, ovviamente sentono effettivamente di questa differenza. Da Ciamarini, il solstizio è stato sempre molto presente nella sua famiglia, anche perché suo padre, Fosco Maraini, dedicò al solstizio d'estate una poesia intitolata proprio Solstizio d'estate, che uscì nel 1978 in una raccolta di poesie intitolata L'agnosi delle fanfole. Noi l'abbiamo recuperata e siccome è un testo molto particolare, allora lo chiederei alla regia di farci vedere il testo e anche la lettura che ha fatto per noi di questo testo Antonella Senesi. Benissimo. Giracchia vorticando un caligello e sfriggican le lonfe e i gnignoloni. Stragizza firignati con un orfello tra i gulli, milisappi, i tarpagnoni. Spiffate, o bellindane, i tornichetti. Spiffate, ninfaroli, le fernacche. Beh, sono stati davvero eroici, possiamo dirlo. In allora, intanto, chi ciucca, intanto andiamo avanti in attesa che la regia recuperi. Gettiamo i bussi fagni alla malventa e i lonferi nel fuoco che ripigna. Claudio Straquasci l'orgicaglie a luna sbrenta e tronagi l'upastro il frizzivigno. Se per favore ci poteva indicare alcuni esempi proprio iconici di rappresentazioni figurative del momento di massimo fulgore del sole, grande potenza della natura. Giracchia vorticando un caligello e sfriggicano le lonfe e i gnignoloni. Stragizza firignati con un morfello. Che, adesso gli facciamo commentare partendo praticamente dal Medioevo fino all'età moderna. Intanto, mentre aspetto che la regia ci può proporre la prima delle immagini, volevo chiedere a Claudio Ostinati come la storia dell'arte si è posta di fronte al sole e alla sua narrazione. Credo che Claudio Ostinati dovrebbe azionare il suo microfono dell'iPad, perché lo vedo. Ecco, sì, ecco, sì. Perfetto, benissimo, grazie. No, chiedo scusa, non sono abilissimo nell'uso di questi. Vediamo. Va benissimo. Ci stiamo tutti cimentando con le nuove tecnologie, soprattutto negli ultimi tempi. Tanto ero in attesa di sentire la poesia. La sentiremo. Poi, tanto posso permettermi di salutare Dacia? Ciao, mi fa molto piacere di vederti. Pure a me. Volevo. Venendo a noi, sì, io diciamo, ho seguito un'idea molto semplice, cioè è stato dominante nell'arte figurativa il mosaico. E il mosaico per larga parte è stato, cioè le rappresentazioni in mosaico sono per larga parte elaborate in Oriente, diciamo da Costantinopoli. Infatti si parla di arte bizantina, e l'arte bizantina è quell'arte che è nata a Costantinopoli e che poi si è diffusa in tutto l'Occidente, quindi ha seguito il percorso del sole, cioè da Oriente a Occidente.
E in effetti per secoli quello che predomina è il mosaico d'oro, cioè le cui tessere di cui il mosaico è composto sono dorate, perché sono la rappresentazione della concretizzazione di dorate. Perché sono la rappresentazione della concretizzazione di dorate. Perché sento un riverbero. Sì, c'è un eco, che ritorna. Quindi quando magari non parlate, staccate l'audio. C'è un eco che ritorna. Ma è colpa mia? No, perché a parte che se è colpa mia non posso fare niente, perché non sono assolutamente capace di dominare questo. Posso solo chiedere perdono, ma comunque adesso funziona? Oh. Funziona, dai, ti sentiamo benissimo. No. E tu sì, però Conte vedo che continui pure. Allora appunto stavo dicendo che ho selezionato qualche immagine che ricorda a tutti noi questa immensa tradizione millenaria dell'arte musiva, per cui avevo scelto una immagine, che è a Roma, che è vero che l'arte bizantina viene da Bisanzio, ma insomma Roma poi di fatto è quella che l'ha accolta forse più di tutti, e ho preso una immagine di un mosaico che è nella chiesa di San Marco a Roma, dove si vede Cristo con tutti gli apostoli, e il fondo è un esempio meraviglioso di luce solare, diciamo, fatta a mosaico. E poi a paragone ho preso un'altra immagine che viene dalla Basilica di San Marco a Venezia questa volta, che è praticamente il fulcro dell'arte bizantina in Italia, anzi in Europa direi, e ho scelto un'immagine solare, vale a dire quella di Cristo che si chiama in greco Anastasis, che è quella scena in cui Cristo, risorto dalla morte, scende nell'oltretomba e va a portare, diciamo, nel regno i beati, perché c'è, secondo una tradizione piuttosto inquietante, c'è Lucifero che cerca di impedirlo. Lucifero è l'esatto opposto del sole, è il buio. E allora Cristo scende, prende, porta con sé i beati e comincia questa ascesa. E nell'immagine c'è quella celeberrima immagine che tutti hanno negli occhi del cosiddetto nimbo, cioè quel cerchio che circonda la testa di Cristo, e poi nelle rappresentazioni cristiane circonderà la testa di tutti i santi di questo mondo. E spesso si dimentica che cos'è il nimbo. Il nimbo è il sole. Cioè è l'immagine di Dio, del Cristo che è Dio, che è circonfuso di luce, è la luce solare naturalmente, quindi il sole scende nell'oltretomba e porta e ci porta nel paradiso, che speriamo che sia vero, perché in effetti è una rappresentazione piuttosto rasserenante. Dopodiché ho scelto anche qualche altra immagine, però adesso mi interrompo un momento per dire che però io non le vedo. No, non le vediamo nemmeno noi. È come la poesia di Dante. No, vengono mandate in diretta sulla diretta YouTube, quindi voi parlate, le immagini ci sono, tranquilli. No. Si vedono, io sto seguendo su YouTube, si vedono bene. Anche la poesia c'era. Davvero? Ma non quella da udire, soltanto scritta. Solo si vedeva. Si vedeva, ma non si sentiva. Vabbè. Io ce l'ho così piccolo che non riesco a leggerlo. Vedi. Io mandare l'audio della gnosi delle fanfole, Enrico? Adesso proviamo. Intanto mandiamo il testo, bene, adesso è visibile. Adesso proviamo a mandare anche l'audio. Bene. No. Io quindi taccio adesso, perché sennò con l'audio in realtà della poesia. Qualcuno la legga ad alta voce. Allora la facciamo leggere. Ecco una buona idea, ha ragione il maestro Pilato.
Enrico, mi sa che ti tocca leggere. Ma non è facile da leggere perché è tutta inventata. È un linguaggio, metasemantico, sì. Vabbè, ma si potrà leggere, no? Sì, ma bisogna un po' prepararsi perché è un linguaggio inventato, capisci? Non è un linguaggio fatto di parole riconoscibili, quindi bisogna un po' prepararsi. Avorticato, eccetera. Io lo vedo grande come un francobollo, ho cercato di decifrarlo, ma onestamente appunto mi sono reso conto che ci sono parole inusuali. No, perché è tutto inventato, è un linguaggio inventato. Io adoro queste cose. Cioè, sì, anche io. Spesso tutti cercano di trasporre la musica in... quella è pura musica, sì, pura musica, suono. Esatto. Diciamo suono matematica. Ritmo matematico. Percepisce e questo ci collega all'universo. Cioè questo gnosi delle fanfole, cioè parecchi di queste poesie che sono appunto un linguaggio inventato, devo dire che ha un grande successo anche presso i giovani. L'altro giorno c'era una bambina di 6 anni che recitava a memoria una di queste poesie. I bambini adorano queste cose. Sì, piacciono molto. Sì, ma anche noi giovani, Dacia, eh? Certo. Quindi, la seconda giovinezza. Ma certo, allora. Anche te. L'importante è che io di solito, come si dice, lo uso per épater les bourgeois, no? per stupire le cose. Dico che il mio verso di canzone preferito è da una canzone che si chiama Lady Marmalade, che sono sicuro tu. Ecco, bravo. E dice: Mocha cioccolata, ya ya, sweet old marmalade, ma mocha cioccolata, ya ya. È qualcosa che percepisci proprio fisiologicamente. Stiamo divagando però tesi condivisibilissima. Vorrei spezzare una lancia a favore di questo. Allora io intanto ho recuperato il testo che avevo fatto leggere ad Antonella Senese. Vorrà dire che lo dovrò leggere io e mi scuso se proprio non sono proprio la persona più adatta a farlo. Allora, la poesia dice: giracchia vorticando un caligello e sfriccican le fonfe in grignoloni, stragizza frignati con morfello tra i gugli, i melisappi e i tarpagnoni. Spiffate, o bellindane, i tornichetti, spiffate in faroli le fernacchie, chi spiffera si rispaffera in budretti, chi ciucca si rincoccherà in gerlacchie. Gettiamo i busti fagni alla marbenta? O i lanferi nel fuoco piripigno? Straquasci l'orcicaglie a luna sbrenta e tronagi, lupastro, il frizzivigno. Voglio una Bravo! Secondo me... Bravissimo, l'ha letto molto bene. Vero, Dacia, un'ottima... Bravissimo! Come la poesia è così potente, il suono di queste parole inventate così forte, che ha modificato l'aspetto fisico ha iniziato, è vero, si è trasfigurato, certo, l'effetto della poesia, leggendo si è trasfigurato, si è animato dello spirito, è vero, arte, no? Quando pensa Marinetti come sarebbe stato contento di sentire ma a me mi vuole Dario Fo, Dario Fo non ne parliamo, è ancora di più. Oh, beh, certo, ma è Battiato stesso è uno che usa... Sì, è vero, Battiato usa. In modo analogo anche un po', eh? Sì, beh, Sgalambro era molto, molto bravo. E come no. Ma è proprio una cosa, il canto porta a questo. In fondo si può cantare in una lingua che non si capisce, ma di cui si capisce il senso proprio dal canto. Sì. No? Certo. Poi sembra incomprensibile, invece viene fuori una sua visione fantastica. Poi ha senso anche appunto con il solstizio. Bisogna pensare che mio padre conosceva 9 lingue, cioè neanche capire questo. Ecco, lui aveva una passione, era un antropologo, però la sua passione era il linguaggio, e lui
ci giocava con le lingue, faceva tutti i paragoni, i confronti, passava una lingua all'altra, capisci? Quindi questa viene fuori da una sua propria passione linguistica, per cui poi in mezzo a tutte queste lingue veniva fuori la lingua inventata, la lingua invisibile. Avrei voluto conoscere tuo padre. Era un uomo affascinante. No, perché è una mia passione. Io, se avessi i tre famosi desideri della lampada di Aladino, una delle prime cose che chiederei è proprio di sapere capire e parlare tutti i dialetti. Ma penso. Perché poi lui era un uomo di grande comunicativa e poi era molto... aveva questa visione del mondo molto complessa, sì. Internazionale, perché appunto aveva viaggiato tanto, conosceva benissimo il giapponese, però era un uomo affascinante. Mi sembra che ha trasmesso qualcosa anche alla figlia. Un po' io non arrivo a conoscere nuove lingue. Sei nata in Giappone o sbaglio? No, io non sono nata a Firenze, però sono andata in Giappone a un anno. Avevo un anno sulla nave per il Giappone, avevo un anno, quindi poi sono rimasta fino a quando ne avevo 9. Hai viaggiato verso il sole, bravo. Anche tu, quindi bravo. Insomma, ci sta la bandiera giapponese, c'è un sole rosso, no? Una cosa. Io vedi, non avevo pensato adesso in questa rassegna di immagini di metterci la bandiera giapponese. La bandiera giapponese. Ma ci starebbe assai bene. Però sai che in questa scelta di immagini che avevo fatto ho pensato una cosa forse minimamente originale, cioè di mettere l'immagine della facciata di Santa Maria Novella a Firenze, che è disegnata da Leon Battista Alberti, che in effetti è molto giapponese. Perché è strutturata con un sistema analogo a quello della casa giapponese, che poi è stata ripresa da Mondri, hanno messo nella pittura. Sì. E è sostanzialmente un cielo con le stelle che sono disegnate sopra, che stanno intorno all'oculo centrale, che è il sole. È un simbolo solare incredibile, pazzesco, che probabilmente Leon Battista Alberti si è pure un po' ispirato veramente al mondo orientale, perché sai, poi questi studiosi del 400 erano dei mostri di conoscenza, ecco, erano tanti Fosco Maraini, pure Alberti era così. E ti dirò che ci casca, secondo me, a pennello. A fagiolo. Ho sbagliato, abbi pazienza. Va benissimo anche a pennello. E quindi... niente, e poi non lo so, Conte, che devo dire qualche altra immagine oppure basta? No, dal momento che noi non riusciamo a vederle mi rendo conto che effettivamente è difficile. Però ecco, una cosa interessante era questa, nella selezione che lei aveva preparato c'era anche l'immagine, quella sì, iconica del Re Sole. E mi aveva molto colpito questa scelta. Aveva fatto? Beh, perché insomma, parlando di immagini inerenti comunque al sole, mi sembrava assolutamente doveroso immaginare il Re Sole. Che poi il Re Sole, tra l'altro, Luigi XIV, non è l'unico sovrano che ha proclamato il principio che sulle mie terre non tramonta mai il sole, no? Perché poi anche Carlo V, per dire, l'imperatore asburgico, molto tempo prima di lui, Carlo V del 500, mettere il Re Sole è tra... diciamo, secondo me il 600, inizio del 700, e avevo selezionato l'immagine del ritratto famosissimo che gli ha fatto questo pittore Rigaud, che vabbè, è un nome oggi dimenticato, un pittore bravissimo, dove si vede lui, questo Re Sole, che tra l'altro come immagine è in piedi, così con l'ermellino regale, stupendo, e non ha affatto un aspetto... come dire, solare nel senso glorioso da imperatore romano, anzi c'è un aspetto così un po' smunto, poveretto, pieno di preoccupazioni, eccetera. Però questo ermellino, che è stato, il pittore l'ha fatto come se fosse una irradiazione solare, è un pezzo di una bravura pittorica sublime, ma poi di un effetto che fa anche un po' riflettere su che cosa volesse veramente intendere Luigi XIV autoproclamandosi il successore degli imperatori romani, perché poi essere Re Sole vuol dire essere l'imperatore di Roma,
perché è l'imperatore di Roma che paragona se stesso al sole e all'aquila, perché l'aquila è l'unico uccello che, secondo una tradizione fasulla naturalmente, però molto suggestiva, che può guardare il sole, perché nelle scelte di immagini che poi avevo fatto ulteriori c'è il paradosso dei paradossi, in base a cui il sole è il re supremo dell'universo perché dà la luce e la vita, quindi senza il sole non esiste vita, ecco perché è l'imperatore del sole. Però c'è un fatto, che la fonte di luce che ci fa vivere e ci dà e incrementa il nostro senso della vista, se noi lo guardiamo direttamente ci acceca. Infatti nelle eclissi c'è sempre la raccomandazione di mettere gli occhiali, cioè, ed è un paradosso, diciamo, filosoficamente, moralmente, storicamente sublime, cioè ciò che ci dà il massimo beneficio è contemporaneamente il contenitore del massimo maleficio, perché se uno perde la vista rimane molto male. E come simbolo del potere, pensa che Trump, per esempio, l'eclisse si è rifiutato di guardarla attraverso le lenti solari, perché lui non si piega nemmeno al sole, come non mette la mascherina. Ma una cosa che mi viene... Lui si sente il re sole, no? Lui si sente il re sole. Ma ragione mai. Io sto vedendo questo bellissimo quadro, appunto anche questo, grande come un francobollo, perché sto guardando sul telefono mentre lo schermo è occupato da questo programma che stiamo utilizzando. E da quello che io vedo è una tanta luce, no, centrale, ma anche una grande massa che ci riporta a quello che il Sole è in effetti come fisica, il centro di una massa, di anche di un mondo, di un universo gravitazionale, no, di attrazione. No? È un quadro che ti irradia potere e ti attira nel potere anche. No? Eppure per la Chiesa era il Sole che girava intorno alla Terra. Pensa che cosa ha rischiato Galilei nel dire che non era così, si era dovuto rimangiare, se no lo bruciavano vivo. Quindi questo problema del sole. Il potere ha sempre temuto la verità, no? Cioè, certo. Sembra che ci sia una. Ma tutte le verità assolute sono così, no? Perché non vanno incontro alla conoscenza. Non sono comode. No, ma loro credono una verità assoluta uguale per sempre. E quindi la cosa della verità assoluta è che è sbagliata. No, è che l'assolutismo non c'è niente di assoluto. Infatti, quando si cerca la verità, ed è sacrosanto farlo, ognuno di noi nel suo campo, è sempre bene ricordare questa notevole notazione. Cioè, cerchiamo le verità, la verità, ma guardiamoci bene dal cercare la verità assoluta, perché se la troviamo è sbagliata sicura. Sì, quindi... ma no, se la troviamo vuol dire che diventa dittatura, diventa una repressione, una ragione per reprimere gli altri, perché gli altri infatti, sono... Se tu hai la verità assoluta, gli altri sono nell'inganno, no? Quello si sbaglia. E invece questa ambivalenza, sole, fonte di luce, di vita... e sole che però costituisce anche un pericolo per la vista. Io volevo ricordare a tutti quelli che ci stanno seguendo che domani ci sarà una piccola eclisse parziale di sole, molto parziale, come ci ha ricordato questa mattina la nostra più giovane collaboratrice Chiara Albonetti, che appunto ha dedicato un piccolo servizio a questa eclisse. Che in realtà sarà anulare nelle regioni equatoriali africane e poi nel meridionale. Io volevo chiedere a Silvia Rosa Brusin, con la quale abbiamo scoperto, parlando, che abbiamo condiviso un viaggio per un'eclisse. Volevo chiedere appunto a Silvia Rosa Brusin, il sole è sempre stato un oggetto, un astro che ha attirato molto spesso le folle, soprattutto quando c'erano fenomeni transienti come appunto l'eclissi, quella di domani sarà anulare, a volte sono totali. Ecco, che cos'è che spinge le persone ad andare a guardare qualcosa che in realtà poi, come ci potrà poi anche raccontare Guido Cossardo, faceva molta paura?
Ma perché intanto la gente è sempre spinta verso ciò che è misterioso, che fa molta paura. Quel viaggio a cui facevi riferimento era l'eclisse del 2006 e fu una crociera, la mia prima crociera, devo dire. E andai con, ricordo, un gruppo di piccolo gruppo di amici molto scettici e che non sapevano assolutamente niente di astronomia. Questa nave da crociera, lo racconto perché ha un senso con la domanda che mi hai fatto, questa nave da crociera era molto atipica, nel senso che per la prima volta era stata tutta prenotata, quasi tutta, da astronomi e astrofili, e rimanevano pochissimi visitatori, cioè croceristi normali, che erano stupefatti. Quel mattino i ponti della nave erano tutti neri di telescopi e macchine fotografiche ed era uno spettacolo straordinario, a parte una signora che si lamentò molto con una crocierista vera, lei si lamentò molto con il comandante perché il servizio era pessimo, era luna, il servizio era pessimo perché il personale era distratto e queste eclissi vanno spostate non all'ora di pranzo, così le disse anche, le venne promesso questo. Bene, questa mia piccola brigata di amici del tutto, diciamo, ignoranti nel senso tecnico del termine, che ignoravano i meccanismi un po', si erano dottorati durante la crociera, fu uno spettacolo nello spettacolo, perché l'eclisse totale è qualcosa che ti colpisce anche se sai tutto, se sai da dove viene, se c'è qualcosa di atavico, di profondissimo, la paura che ti viene, anche se sai ogni meccanismo, quanto durerà, che poi il sole torna, eccetera. Io ricordo di aver notato, naturalmente con tutta il mio cuore e la mia mente, la bellezza del cielo nero, del sole nero e di questo mare che si accendeva di fiamme all'orizzonte. Era una cosa incredibile, perché l'eclisse in mare ha un bonus in più, ma soprattutto ho notato la giovane amica che era con me che è scoppiata a piangere, singhiozzare, una giovane avvocatessa, colta, eccetera, alla quale avevamo spiegato tutto. Beh, la potenza di questo fenomeno naturale era tale che ha preso una persona impreparata, ma eravamo tutti impreparati, secondo me, perché ogni volta, io di eclissi da adulta ne ho viste due, ogni volta l'eclisse è diversa e forse ti colpisce anche a seconda di come sei in quel momento. Ma la preparazione emotiva e quella scientifica sono due cose molto diverse. Completamente diverse. L'avvocatessa ha avuto una potentissima reazione emotiva, più che comprensibile a mio parere. Sì, era una bellezza, che sia uno dei momenti più intensi della vita, quello di vedere. Sicuramente delle paure ataviche, e su questo volevo sentire Guido Cossard, che ha sicuramente molto ben presente quanto fosse centrale per le popolazioni del Paleolitico l'importanza del sole e la paura anche di una sua temporanea sparizione. Oggi abbiamo raccontato il sole sotto molti aspetti, ma c'è sicuramente questo che mi pare importante sottolineare, questo sguardo continuamente puntato verso il sole da siti che lo traguardano in tutti i modi. Un'attenzione che era soltanto dettata da motivi pratici o c'erano anche motivi di carattere religioso? Soprattutto direi di carattere religioso, perché dal punto di vista pratico era importante, ma la cosa più importante dal punto di vista pratico era l'osservazione del solstizio, soprattutto quello d'inverno, perché in fondo l'unico modo di cui disponeva l'uomo della preistoria, diciamo l'unico modo semplice, perché poi altri più complessi c'erano, era quello di osservare il punto in cui sorgeva il sole. E quindi l'uomo aveva notato che il punto di levata del sole si spostava fra due estremi, uno più verso sud-est, uno più verso nord-est, e la loro distanza dipendeva dalla latitudine, non lo sapevano, ma osservavano,
e aveva notato che quando sorgeva verso sud-est descriveva degli archi molto più bassi nel cielo, e al contrario quando sorgeva verso nord-est descriveva degli archi molto alti. Però c'era sicuramente una curiosità che noi diremmo scientifica, ma c'erano anche delle implicazioni pratiche molto importanti. Quando l'arco era basso faceva molto freddo, le piante non fruttificavano, la notte rispetto al giorno, rispetto al dì inteso come numero di ore di luce, la notte durava molto di più, e quando invece il sole sorgeva dall'altra parte capitava tutto il contrario. Quindi tutti questi aspetti erano tecnici, scientifici, ma anche religiosi, perché il sole era quello che faceva rinascere la natura, che a seconda della sua posizione dava tutta una serie di conseguenze dirette sulla terra, e conseguenze che a volte potevano voler dire la sopravvivenza del gruppo, e quindi questo aspetto non poteva non essere notato. La paura che il sole cambiasse il suo corso c'è sempre stata. È chiaro che nelle popolazioni megalitiche, nelle popolazioni preistoriche europee, noi non abbiamo una testimonianza diretta, però abbiamo delle popolazioni antiche, storiche, che avevano le stesse paure, e queste hanno lasciato dei testi scritti. Per esempio gli Incas avevano un rito particolare, l'Inti, che era legato al sole, Inti per loro, e una roccia che veniva chiamata l'Inti Huatani, l'ormeggio del sole, con una catena d'oro vincolavano un capo alla roccia e un altro simbolicamente al sole nel cielo perché non si perdesse, perché chiaramente il modello era importante, era interessante scientificamente, però mettiamoci nei panni dell'uomo che vedeva il sole, che quando si avvicinava al solstizio d'estate dava sempre più caldo, c'erano sempre più frutti, c'era sempre più luce, dall'altra parte invece diventava sempre più freddo, e non potevano avere comunque certezza che il sole avrebbe fatto le cose che aveva fatto tutti gli anni precedenti. E quindi se un anno avesse cambiato quello che era il suo comportamento, sarebbe stato un dramma scientifico da un lato, ma dal punto di vista pratico molto diverso se questo fosse capitato nel solstizio d'estate, perché avrebbe fatto sempre più caldo, sempre, o fosse capitato nel solstizio d'inverno. E quindi questo era il momento di maggiore paura, mentre nel solstizio d'estate era il momento di maggiore riconoscenza. Così come non abbiamo testimonianze dirette delle paure delle eclissi presso le popolazioni europee megalitiche, però ce le abbiamo presso le popolazioni storiche. Vi faccio due esempi opposti, lontanissimi sia geograficamente che come tempo. Gli egiziani. Gli egiziani erano convinti che tutti gli astri, compreso il sole, si muovessero in barca sul fiume celeste. E pensavano che questo fiume celeste fosse abitato da animali spaventosi, fra cui un grande serpente chiamato Apopi o Apophi o Apophis, secondo le zone, e che questo ogni tanto uscisse e cercasse di affogare il sole, per cui lo prendeva, lo trascinava dentro il fiume e il sole lottava per liberarsi. Allora su tutto l'Egitto facevano il più gran baccano possibile per spaventare il serpente e aiutare il sole, e poi il sole ritornava alla luce. Naturalmente funzionava sempre il sistema, quindi erano convinti che fosse quello corretto. E a Eliopoli, città del sole, quotidianamente venivano praticati dei riti per scongiurare questo, per esorcizzare Apophis, e ci sono tutti i capitoli, sono dei testi bellissimi. Il Donadoni, per esempio, ha scritto un libro molto bello su tutte queste tradizioni egiziane, per cui effettuavano questo rito quotidianamente con tutta una serie di gesti e di preghiere che recitavano, e c'era il capitolo di uccidere Apophis con la lancia, il capitolo di incatenare Apophis, il capitolo di sputare su Apophis, il capitolo di cancellare Apophis col piede sinistro, e tutti i giorni veniva ripetuto questo rito. Se prendiamo un'altra popolazione lontanissima, appunto nel tempo e nello spazio, gli Aztechi, e anche loro avevano terrore delle eclissi, e c'erano delle tradizioni molto strane. In particolare pensavano che fosse un grosso rischio per le donne incinte, e quindi quando c'era un'eclisse le rinchiudevano, perché erano convinte che se avessero guardato il sole il bambino in grembo si sarebbe trasformato in topo, oppure sarebbe nato con delle deformazioni enormi. Per scongiurare usavano la loro pietra sacra, che era l'ossidiana, e allora la donna si metteva un pezzo di ossidiana in bocca, se lo sfregava sulla pancia, e questo secondo loro serviva a evitare i pericoli dell'eclisse di sole. Terribile. Ovviamente questa paura per la sparizione del sole è qualcosa che noi ritroviamo in antiche tradizioni pagane, ma anche poi sono queste tradizioni si sono trasformate con il cristianesimo. Adelaide Sicuro, la nostra archeologa, ha dedicato molta attenzione proprio alla storia, al passaggio di queste tradizioni dall'antichità fino al cristianesimo, delle origini e oltre, e ha dedicato molti dei suoi itinerari culturali qui a Roma proprio
all'analisi, ai luoghi nei quali si svolgevano le feste connesse al solstizio. C'erano questi due momenti particolari, no? che ci ricordava prima anche Cossard, il percorso più ampio e il percorso più breve, che sono legati a due figure che chiave poi nella tradizione cristiana. Sì, mi sentite innanzitutto che ho attivato il microfono? Ok. Sì, in effetti è interessante, stavo seguendo attentamente anche il discorso del solstizio d'inverno, perché il solstizio d'inverno e il solstizio d'estate sono due momenti estremamente importanti, diciamo, nella circolarità del calendario antico. Io adesso sto parlando del paganesimo, dei romani. E in particolare, in occasione del solstizio d'inverno, si celebrava una delle feste, anzi forse la festa più importante del calendario romano, che erano i Saturnalia, e all'interno di questa festa, che durava più giorni, quindi iniziava più o meno il 17 dicembre e finiva il 21, per poi essere stata prolungata fino al 25 dicembre, quando appunto Aureliano fisserà la festa del Sol Invictus proprio al 25 dicembre, siamo nel terzo secolo dopo Cristo. Effettivamente è interessante il discorso paura, timore della permanenza del buio, perché appunto le giornate si accorciano e gli antichi non potevano comprendere magari scientificamente che c'era una regolarità in questo fenomeno, quindi comunque potevano temere che le tenebre un bel giorno magari restassero permanenti. Quindi all'interno delle feste dedicate a Saturno, che è la divinità che permette delle celebrazioni, delle ritualità molto importanti, cosa che rivediamo anche nelle ritualità, se vogliamo, legate al folklore romanesco per quanto riguarda il solstizio d'estate, ossia sono i due momenti dell'anno in cui il sole transita, come se passasse, attraversasse una porta, e in quel preciso istante c'è una sorta di annullamento delle regole del tempo, dello spazio, e quindi c'è la possibilità di sovvertire l'ordine. Ecco, è apparsa adesso, io sto seguendo dal cellulare l'immagine di Giano Bifronte. E come dicevo appunto, gli antichi pensavano che Giano, in quanto divinità che governava i passaggi, lo stesso nome Giano, Janus, deriverebbe dal sanscrito Jana, che è passaggio, porta, transito. E a tale proposito, se mi permettete, Ovidio nei Fasti dice alcune cose molto importanti di Giano. Io ho qui il testo, ma insomma ve lo sintetizzo. Giano dice, perché poi è Giano che parla, gli antichi mi chiamavano Caos, perché io sono un'antica divinità. E praticamente risulta una sorta di divinità creatrice, non solo, ma c'è un rigo importante dove dice: insieme con le miti ore custodisco le porte del cielo, e il fatto che Giove stesso ne esca e rientri è nelle mie mansioni. Quindi è quella divinità antica, antichissima, di cui probabilmente non c'è neanche un nome, perché Giano è probabilmente la sua funzione, il dio che presiede al passaggio. Il sole attraversava queste porte solstiziali governate da Giano. Nel solstizio d'inverno il timore delle tenebre aveva portato i romani, che avevano questa serie di divinità che tutelavano ogni aspetto della vita quotidiana e in qualche modo davano ordine al cielo come alla terra e alla vita dell'uomo inserito all'interno di questa, diciamo, armonia, avevano collocato una divinità particolare che era Angerona. Angerona è una divinità che viene ricordata all'interno delle celebrazioni del solstizio d'inverno durante Saturnalia, perché era la divinità che, a cui bisognava affidarsi nel momento stesso in cui si verificava il solstizio d'inverno, cioè il buio che avanzava, si invitavano gli uomini, l'umanità, a rimanere in silenzio, chiusi dentro se stessi, tutelati da una divinità nel cui nome è la parola angora, angoscia. Quindi l'angoscia, il terrore del buio, li portava a chiudersi, è come dire che in quel momento l'umanità doveva ritirarsi e riflettere in silenzio per poi rinascere. Quindi il solstizio d'inverno di fatto è una festa di rinascita, poi tutte le, diciamo, le implicazioni del cristianesimo con la collocazione della data della nascita di Cristo in occasione appunto coincidente con la festa del Sol Invictus.
Quindi è un momento di nascita, la luce ritorna. Poi arriviamo al solstizio invece d'estate, dove la luce viene meno. E quindi anche lì c'è un momento particolare, il sole transita, il Giano governa sempre questi passaggi, ma si verifica qualche altra cosa, ossia il sole sta morendo. In alcuni paesi d'Europa c'è una strana usanza, quella di dare fuoco a delle balle di fieno e farle rotolare giù per le colline, quindi il sole che si mima la caduta del sole in qualche modo. Tra l'altro il calendario cristiano che cosa va a collocare nei due momenti dell'anno? San Giovanni Evangelista alla fine delle feste dedicate all'antico Saturno e San Giovanni Battista per il solstizio d'estate. Quindi, a parte il fatto che non c'è nessun nesso filologico, ma Ioannes e Janus almeno così ci ricordano. Scusate, qualcuno ha sentito una... Si sente bene? Sì, sì, sì. Quindi Ioannes e Janus, ci può essere questa assonanza, anche se non sono connessi. E quindi abbiamo queste sovrapposizioni di San Giovanni Evangelista e Battista che in qualche modo prendono il posto dell'antico Giano. Ma nel solstizio d'estate, come dicevo, il sole muore, è una festa, c'è tutta una nel folklore romanesco in particolare, tornando ai luoghi di cui parlava appunto Paolo Conte, i luoghi di Roma, il famoso quartiere San Giovanni, la Basilica di San Giovanni in Laterano, che diventa protagonista ogni anno durante il solstizio d'estate, perché a Roma c'è la tradizione della notte magica di San Giovanni, la notte delle streghe, che è stata ben descritta dai versi di Gigi Zanazzo per quanto riguarda l'aspetto folcloristico. È una festa che è stata, diciamo, vissuta dai romani almeno credo fino agli anni 50, poi il cosiddetto progresso l'ha cancellata. In realtà anche lì si andava la notte di San Giovanni sui prati a condurre una serata che aveva dei tratti orgiastici, che ricordava delle modalità pagane, antiche, e non in ultimo la tradizione del passaggio delle streghe, quindi la notte di San Giovanni e le streghe. Perché? Io ho trovato un nesso probabilmente tra quelle che sono le antiche, l'antico calendario pagano, di cui ci parla sempre Ovidio, i pasti sono un tesoro prezioso, e alcune tradizioni romanesche di giugno. Allora, Ovidio ci ricorda nei fasti che il mese di giugno si apriva dedicandolo il primo di giugno a Carna, che era una ninfa dei boschi, che potremmo assimilare come iconografia a una diana, diciamo così, che era espertissima nella corsa e aveva deciso di rimanere illibata vergine, avrebbe sacrificato la sua verginità soltanto il momento in cui avesse trovato un uomo che l'avesse battuta nella corsa. Si presenta Giano e Giano la vince questa corsa, perché ovviamente Giano ha la capacità attraverso i suoi due volti di guardare avanti e dietro, passato, futuro. Vince e la povera Carna è costretta a concedersi, ma Giano le donerà un rametto di biancospino. Tutti noi potremmo dire: che ci faceva con un ramo di biancospino? Questo ramo di biancospino servirà a Carna per diventare una sorta di nume, di protettrice, di figura divina, che andrà in qualche modo a governare le soglie delle porte. Dice: vabbè, ma perché aveva questo potere sulle soglie delle porte? Perché c'era tradizione antica, e ricorda Ovidio anche questo, che i bambini piccolini appena nati potessero essere un pasto gustoso per le striges, ossia quegli animali notturni, quei volatili notturni, strigiformi appunto, che la tradizione poi ha trasformato questo termine in streghe. E erano delle figure che andavano nelle case dove c'erano bambini appena nati, perché le carni tenere erano appetibili per questi esseri, quindi la povera Carna, che ormai ha perso questa sua gana e quindi si ritrova col ramo di biancospino in mano, viene chiamata, perché ormai è esperta, viene chiamata per intervenire su un bimbetto di 5 giorni che è stato aggredito, che niente poco di meno era il nonno di Romolo e Remo, Proca, Dalbalunga, eccetera eccetera. Ma il fatto è un altro, che lei arriva in questa casa e dice: portatemi un maiale, attenzione, maialino. Quindi lo apre e mette le viscere, espone le viscere, chiaramente dice ai parenti di non guardare questa operazione. Esponendo le viscere, che cosa fa? Evita che le striges
entrino in casa a mangiare il bambino perché troveranno sicuramente più gustose le viscere del maialino, le carni del maialino. Da quel momento Roma celebrerà Carna con le feste carnali, a dove si consumerà carne di maiale. Ora, non so chi dei presenti è avvezzo alle tradizioni romanesche, ma nella festa di San Giovanni si consuma porchetta. C'era fino a qualche decennio fa il banchetto della porchetta davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, perché c'è tradizione mangiare maiale. Quindi sono sicuramente delle, diciamo, sopravvivenze. Vedo che scorrono le immagini. Vedo adesso dal cellulare che è apparsa una diana che viene da un sito archeologico sotterraneo di Roma molto interessante, che è l'Ipogeo di Via Livenza, un sito abbastanza particolare, diciamo unico nel suo genere. Perché Diana? Perché a parte Carna viene in qualche maniera assimilata come ninfa dei boschi, ma gli stessi boschi sono i luoghi, boschi, sorgenti, luoghi dove appunto la natura è vergine in qualche modo, dove la vegetazione rigogliosa e dove l'acqua sgorga, erano i luoghi preferiti dalle streghe. Oltretutto, nella... Una cosa, ma ecco, questa connessione, chiedo scusa, del sicuro se la interrompo, ma questa connessione con le streghe, ecco, lo volevo chiedere anche a Dacia Maraini, è qualche cosa che si lega sempre, ovunque, a questo tema che ci richiamava dell'Aide Sicuro, insomma del solstizio, oppure è qualche cosa che trascende ovviamente soltanto il fenomeno puramente astronomico? No, io, per quello che io sappia, le streghe come nome nascono nel 400, nel 1400, quindi è un fenomeno molto tardivo. Prima, sì, c'è la parola strix, la parola latina da cui venivano questi animali, questi uccelli che erano considerati belli, ne parlano anche nella Omero, ne parla, no? Quando appunto Ulisse viene in qualche modo perseguitato da questi strani uccelli con la testa di donna. Però in realtà il fenomeno delle streghe credo che sia un po' diverso, perché viene dal fatto che la Chiesa considerava pericolosa la conoscenza di una medicina popolare che praticavano le donne, le contadine, e loro trovavano, e siccome queste contadine, usando queste pratiche mediche, erano diventate importanti nelle loro comunità, venivano, e la Chiesa in quel momento era naturalmente potente, però era inficiata la sua potenza dalla controriforma, e questo è il punto, dalla riforma, no? e si inventa la controriforma. In fondo è curioso che nel momento in cui stanno nascendo le nuove idee dell'umanesimo, nasce questo fenomeno delle streghe. Prima non esistevano, che vengono denunciate, vengono accusate, però loro non potevano mettere a morte le streghe se non confessavano. Per farle confessare le torturavano, e c'è il bellissimo libro che voi tutti conoscete, che si chiama Malleus Maleficarum, in cui c'erano già le domande prefissate, quello che si doveva domandare a queste streghe: hai mangiato le carni di un bambino? Naturalmente loro, dopo ore e ore di tortura, rispondevano sì, per cui alla fine tutte rispondevano sì, e poi potevano bruciarle vive. Però ecco, ricordiamoci che insomma è stata una persecuzione proprio contro un potere femminile che riguardava un mondo arcaico in cui c'era la conoscenza della medicina popolare, no? Quindi è stato una specie di conflitto di potere. Da lì nasce la persecuzione delle streghe, che poi va avanti secoli, perché l'ultima strega che è stata bruciata in Svizzera, non mi ricordo bene dove, nell'Ottocento. Quindi è un fenomeno terribile che è andato avanti secoli e secoli, con momenti di miglioramento e momenti di persecuzione. Insomma, c'erano anche gli stregoni, però la maggioranza erano streghe, ma loro venivano accusate di cose assolutamente che noi che ci fanno solo ridere. Però ci credevano quelli che facevano le domande, e le donne poverette, torturate, tutte finivano per confessare di aver volato, di essersi accoppiate col demonio,
e di avere sputato sulla croce, di avere danzato nei lotti di luna, di aver mangiato i cuori di bambini appena nati, tutto questo loro lo confessavano, per cui poi venivano bruciate vive. E bisogna ricordare che... una cosa terribile, però, perché pare che siano, non si sa, ma certamente più di parecchie centinaia di migliaia di donne sono state uccise in questo modo. Certo, vedevo che Silvia Rosa Brusin voleva posso dire una cosa, questo intervento di Dacia Maraini mi ha tra l'altro aperto di nuovo sul sole un'altra immagine, perché mentre parlava dell'Inquisizione a me è venuto in mente Giordano Bruno, Giordano Bruno con i suoi infiniti mondi, che lui però è rimasto lì perché naturalmente è stato un processo straordinario quello a Giordano Bruno, che è stato ovviamente arso sul rogo nel 1600 come tutti sanno, per avere osato sfidare la Chiesa su un altro, ben altro settore, e cioè dicendo che c'erano infiniti mondi intorno ad infiniti soli, e questa cosa straordinaria degli altri soli che non sono il nostro, io devo dire che da un punto di vista anche giornalistico ho sempre notato che sul Pubblico raccontare, dire sole, la nostra stella, una delle centinaia di miliardi di stelle, neanche tanto strana, e poi fa un grande effetto, cioè porta ad una riflessione e ad una relativizzazione della nostra posizione all'interno dell'universo del creato, come qualcuno dice, e soprattutto molto... che lui ha voluto mantenere la sua posizione, certo, al contrario di Galilei che si è rimangiato tutto, e lui invece ha mantenuto e si è fatto bruciare vivo, diciamo, è stato molto coraggioso. Gli ho dedicato uno speciale intitolato Infiniti. Ah, ecco. No, ma sono d'accordo, sono d'accordo con lei che era un grandissimo. Ma da che cosa, una cosa che non ho mai capito è da che cosa derivasse questa consapevolezza Giordano Bruno, cioè era solo una visione che aveva avuto? È che lui era un uomo molto colto, e ricordiamoci che il mondo greco molte di queste cose le aveva già dette. Ricordiamoci di Ipazia, tanto per dirne una, certo, che era un'astronoma, e lei pure aveva detto che c'erano altri mondi, altre stelle, aveva dato questa possibilità che il Sole si muovesse e che noi giravamo intorno al Sole, al contrario di quello che pensava la Chiesa. Certo. No? È stata trucidata da dei fanatici religiosi. Certo. Perciò dico, da che cosa veniva? Lui conosceva, Giordano Bruno era un uomo colto, i fanatici, lei lo sa, non sono mai colti, sono ignoranti, coltivano la propria ignoranza. Lui invece era un uomo colto, quindi conosceva il mondo greco, e il mondo greco era molto più aperto del mondo medievale, totalitarismo religioso, no? Totalitarismo religioso chiudeva il mondo, lo rendeva piccolissimo, e non si poteva uscire da quelle verità assolute che era Dio ha creato l'universo, ha creato l'uomo, ha creato il sole, la terra sta ferma, il sole gira intorno alla terra, e non si poteva dire che non era vero, perché diventavi eretico e potevi essere bruciato vivo. Se posso, Paolo, dire una cosa sulle streghe, perché poi c'è anche, come dire, l'aspetto utile a noi archeastronomi, è che quando ci sono delle zone nelle quali sono state realizzate nel passato delle opere megalitiche molto importanti, oppure ci sono delle coppelle, oppure ci sono delle incisioni, dei siti che per noi sono fondamentali, interessantissime, nell'antichità pensavano che insomma nessuno umano avesse potuto realizzare delle cose di questo tipo, spesso il toponimo quindi è delle streghe, o erano le fate, o erano le streghe, o era Mago Merlino. E allora noi un po' cinicamente sfruttiamo, cioè quando c'è un, per esempio in Valle d'Aosta c'è una serie di coppelle che rappresenta probabilmente le Pleiadi, e si trova nel plan de sorcière, nel piano delle streghe, e quindi sfruttiamo un po' cinicamente questo. No, simbolicamente erano il male, perché loro si accoppiavano col demonio, no? Certo. L'accusa principale era che loro si accoppiavano, andavano al Sabba, no? Volando su queste scope,
Beh, questo ci credevano veramente. E quando arrivavano al Sabba, la prima cosa che si accoppiavano col demonio. E le domande sempre del Malleus Maleficarum, per esempio, com'era il fiato del demonio con cui ti accoppiavi? E gli dicevano, era freddo o caldo? Lo suggerivano, no? Era fetido, era freddo. E lei doveva dire, sì, era freddo. Come erano i piedi? Erano piedi di caprone oppure erano... Ma queste erano le domande, era incredibile. Ma è così, cioè erano scritte. Guardate, andate a leggere il libro perché è interessantissimo. Malleus Maleficarum, ci sono tutte queste domande, voglio dire, stampate, che si dovevano fare, che gli inquisitori dovevano fare alle streghe. E loro, poverette, torturate, gli strappavano le unghie, gli spezzavano le gambe, li tenevano appese al chiurlo, li facevano slogare le braccia, gli cavavano gli occhi. A un certo punto, tutto quello che dice, qualsiasi cosa io confesso. Per cui loro confessavano, ma era un'invenzione visionaria della Chiesa. Loro non c'entravano niente con tutto questo, nessuno di loro sapeva che cos'era il Sabba. Non esisteva tutto questo, era veramente una finzione. Questo è abbastanza curioso. Solo che loro praticavano la medicina popolare, tradizionale, che era pagana. E questo è il punto, era pagana. Non era, loro non, in qualche modo la loro cultura non si identificava con la Chiesa e questo loro venivano punite per questo. Volevo prego. Volevo aggiungere, il discorso si ricollega all'idea di ordine. Quello che accade, quello che fa la Chiesa, in realtà lo facevano già i romani. Nel momento stesso in cui la magia andava a sovvertire l'ordine naturale delle cose, quindi non so, nell'antica Roma noi abbiamo una descrizione di streghe, a parte la fisicità è già definita dalla letteratura latina, quella fisicità della operatrice magica che abbiamo nell'immaginario tutti quanti noi, è già definita dall'antica letteratura romana. Ma è un discorso di ordine, nel momento stesso in cui una strega può alterare l'ordine naturale delle cose, quindi può provocare una tempesta o oscurare il sole, in quel momento è lì il reato, andare contro natura, e quello era perseguibile dalla legge, perché comunque con Tiberio abbiamo la pena capitale per chi fa pratiche magiche. E vabbè, questo fino al IV secolo dopo Cristo. Chi è che stabiliva che cos'era l'ordine naturale delle cose? Era dato dalla tradizione che era nella ritualità del Mos Maiorum, vabbè, ossia ciò che potere, era la pratica. È il potere che stabilisce, tant'è vero che per esempio sugli Etruschi noi sappiamo poco, perché i Romani sono loro che raccontano la storia, no? E quindi certamente hanno oscurato molte cose della storia precedente. Sono i vincitori che raccontano la storia, che stabiliscono le norme. E quindi il mondo arcaico, il mondo contadino, il mondo umile, il mondo pagano in quel caso, certamente veniva visto come sovversivo. Per i romani prima è il mondo cristiano, poi diventano improvvisamente cristiani anche loro e diventa il mondo pagano. È esattamente certo. Il contrario. C'è la ribalta. Però è sempre il potere che decide le regole, no? Penso che sia così. Volevo ritornare anche per coinvolgere gli altri ospiti. Certo, li ascoltiamo volentieri. Che sono stati fino adesso in silenzio. Riprendere il tema, questo che ci rilanciava Silvia Rosa Brusin, della scoperta di altri mondi. Ricordiamo che l'ultimo premio Nobel per la fisica è stato assegnato l'anno scorso proprio a una ricerca che riguarda la scoperta del primo pianeta intorno alla stella 51 Pegasi. Quindi ci troviamo di fronte sicuramente a uno dei campi di ricerche più promettenti anche nei prossimi anni. Roberto Ragazzoni, il numero è spaventosamente cresciuto negli ultimi tempi di questi pianeti e cominciamo a saperne sempre di più sulle loro caratteristiche. Ecco, noi possiamo, visto che oggi parlavamo dei solstizi e degli equinozi, possiamo provare a immaginare di confrontare la solstizialità di oggi all'interno del sistema solare e poi provare a guardare che cosa succede nelle altre regioni della nostra galassia per quello che riguarda
il moto dei pianeti intorno alle loro stelle. Mi sentite abbastanza bene? Perfettamente, forte e chiaro. Perfetto. Dunque, il numero di pianeti che oggi conosciamo, questa avventura inizia appunto circa 20, un quarto di secolo fa, diciamo, e con Keloe, che riceve il premio Nobel appunto l'anno scorso. E il numero di pianeti che adesso conosciamo è qualche migliaio, che è un numero importante, diciamo, molto importante, sarebbe stato per Giordano Bruno, ad esempio, e soprattutto perché 30 anni fa, ovviamente, sospettavamo ce ne fossero tantissimi, ma non eravamo assolutamente sicuri di quale fosse il numero. Però attenzione che rimane meno del numero di stelle visibili ad occhio nudo. Questo è interessante. Quindi ne conosciamo tante, ma pochissime rispetto a quelle che potenzialmente ci possono stare nella nostra galassia, nella Via Lattea. Quindi stiamo scalfendo, diciamo, l'inizio, stiamo guardando la punta dell'iceberg di questi nuovi mondi. Ma torniamo al solstizio. Quando parliamo del solstizio, è chiaro tutto quello che è stato detto oggi. Abbiamo avuto una scorpacciata di gestione dei suoi effetti e della sua influenza anche culturale, ovviamente, perché rappresenta il giorno più lungo, tutte queste cose. Noi dobbiamo fare attenzione perché implicitamente dietro assumiamo che c'è un giorno e una notte, e per esempio assumiamo che c'è un solo sole. E questo non è detto che sia così in generale. All'interno del sistema solare c'è ovviamente un solo sole, ma non è detto che ci sia un giorno e una notte, e non è detto che ci siano le stagioni come da noi. Marte è un pianeta quasi gemello col nostro, tant'è vero che Elon Musk e tanti ci vogliono andare magari a fare una colonia, però già nel sistema solare ci sono mondi in cui l'alternarsi del giorno e della notte. Urano, per esempio, è inclinato in un modo tale per cui ci sono regioni di Urano da cui non c'è giorno e notte, diciamo, quindi non c'è l'alternarsi del giorno e della notte. Se andiamo su altri mondi, scopriamo che ci sono varietà molto, molto più inimmaginabili in un certo senso. Devo dire che, guardando, avendo letto anche molta cosa di fantascienza, spesso la realtà ha superato anche la fantasia. Ci sono mondi che volgono sempre la stessa faccia al loro sole, per cui dobbiamo immaginare mondi in cui c'è un lato desertico e un altro lato come ghiacciato, perennemente ghiacciato, e una fascia temperata molto sottile. Possiamo immaginare, e magari questo è un modo in cui, in questo modo, se si forma la vita su questa striscia, se la stella aumenta o diminuisce di luminosità, questa fascia si può avvicinare o allontanare in modo da trovare una sua zona temperata, e gli abitanti di questo mondo si convincono che è il modo migliore per produrre la vita, essere su un pianeta di questo tipo. Quindi magari con il loro telescopio adesso guardano, vedono che c'è una stella come la nostra, vedono dei pianeti intorno, misurano la Terra, che invece fa un giro di 24 ore, e dico: ah, no, lì sicuramente non andiamo a guardare, perché magari non si è fatta la vita, non si è formata la vita. E l'altra questione è il numero dei soli. Nella nostra galassia circa metà delle stelle sono in realtà coppie di stelle, e ci sono sistemi multipli di 3-4 stelle, e pianeti ci sono attorno a questi sistemi, e possono essere, si dice, gerarchici. Potrebbe esserci, diciamo, un pianeta che ruota attorno a una coppia di soli che ruota attorno a se stesso, quindi lo spettacolo è: non c'è un unico sole, ma sono due dischi magari di colore diverso, di intensità diversa, che si muovono assieme. Oppure può essere un sistema gerarchico in cui un pianeta orbita attorno al Sole, ma c'è un'altra stella che diciamo si muove più lentamente, per cui possono esserci mondi in cui la notte è un evento rarissimo, o viceversa, la presenza di entrambi i soli è un evento rarissimo, quindi una specie di super solstizio, magari, quando un giorno in cui c'è tantissimo caldo e la gente uscire. Quindi la varietà di mondi che possono esserci è sicuramente più elevata, e bisogna, così come Giordano Bruno, come dire, ha fatto questo, come è stato detto, era già stato detto nel mondo greco, e molti l'avevano detto e lo si diceva nella comunità scientifica prima di effettivamente scoprirli, diciamo, bisognava essere capaci di fare questo salto, di immaginare che ci sono altri tipi di mondi. Ora noi, siccome il mondo con la vita che conosciamo è uno solo, abbiamo questo difetto di proiettarlo, ma
la varietà potrebbe essere molto, molto, molto più interessante. Naturalmente si tratta di mondi molto lontani, però è così, ne approfitto per salutare amiche ed amici che sono in questo contesto, contesto digitale, così come Elon Musk vuole andare sulla Luna e magari andare oltre, fare dei razzi per andare anche oltre, e il volo interstellare è ancora molto lontano, ma qui dentro, fra noi ci sono almeno tre persone che volano con delle macchine volanti, non con delle scope, assolutamente, e, sia fanciulle che fanciulli, quindi diciamo forse o una fluttuazione è un segno che diciamo ci stiamo muovendo in una direzione in cui chi lo sa, magari siamo al, come si dice, all'inizio di una nuova epoca, di una nuova corsa allo spazio. Certo, ma ecco, ti do una provocazione ulteriore, se vuoi. Propongo una fantasia, a parte che c'è, non so se conosci uno scrittore, Kim Stanley Robinson, che ha scritto, uno scrittore di fantascienza che ha scritto appunto della colonizzazione persino di Mercurio, cioè della possibilità con una città su binari che segue il tramonto. È molto interessante come la pensate degli adoratori del sole, che praticamente possono correre inseguendo la o meglio scappando dall'alba, diciamo, no? È molto interessante, ma in realtà io ho un piccolo sospetto, date le attuali condizioni del pianeta e anche i nostri limiti biologici, e se lo sviluppo finale dell'intelligenza fosse una fusione con una specie di intelligenza artificiale, una vita di tipo, non so, biomeccanico, dei robot, delle macchine, potrebbero andare ovunque sul pianeta, nel sistema solare. Già ci vanno, cioè abbiamo visto. Quindi io credo che il fatto che noi non si possa andare fisicamente, ma il fatto che noi possiamo mandare i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro naso, anzi il naso di un cane magari, no? Su un altro pianeta, su addirittura, cioè, io sono stato commosso dal passaggio di pochi secondi di Plutone, no? Delle foto che ci sono arrivate di Plutone, di ciò che di tutto ciò che c'è al di là di quello che pensavamo fosse il sistema solare, e tutti questi posti sono in fondo a noi arrivabili in questo momento, anche ciò che possiamo pensare lo possiamo realizzare. Mi sembra sia Senofonte, no? Che ha misurato la distanza tra la Terra e la Luna, e il Sole e la Terra. I greci avevano fatto delle teorie molto più avanzate che poi... con un bastone sulla sabbia, calcoli assolutamente, completamente. Quindi ciò che noi possiamo immaginare prima o poi si può realizzare. E io credo che... sì, però io per esempio, ecco, sono uno dei, non so se sono compreso nei volatori che citava prima, io sono, sì, Eugenio, ho volato ultraleggero, e chi l'avrebbe mai detto che avrei volato su una sedia a sdraio con un motore da 500 cc, capito? Un motorino praticamente 10 metri di ali senza nient'altro intorno sopra il Ticino, no? Eppure ci sono riuscito, e mio padre è uno che ha visto, è nato nel 9, quindi cos'è, 3 anni dopo il primo, o 7 anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, non mi ricordo più esattamente, ma insomma la prima volta che ha visto un aereo erano gli austriaci che bombardavano Bergamo lanciando bombe a mano dai biplani, no? Quindi è veramente, credo, e allo stesso tempo questo solstizio ci ricorda che noi stiamo modificando drasticamente le condizioni, quindi non è detto che tutto resti così stabile. Anzi, io volevo proprio approfittare di questa serata per chiedere agli scienziati, ma è vero sta cosa dell'asse terrestre che si sta tornando verso est invece che, cioè che si sta spostando? Perché appunto questo è questo a causa dell'uomo, a causa dell'abuso di risorse idriche, diciamo, dell'Asia centro-meridionale.
E quindi il solstizio, in realtà queste cose che gli antichi osservavano con attenzione e stupore perché riguardavano il nostro quotidiano, io credo che mai come oggi abbiano riguardato il nostro quotidiano. E forse la sorpresa più grande di questo coronavirus è stato proprio questo silenzio, la natura, proprio ecco, di colpo ci siamo rimessi a guardare il cielo, la primavera ci ha assalito proprio, no? Il senso di... ci siamo finalmente fermati per guardare ed ascoltare. Ecco, sicuramente questa considerazione di Eugenio Finardi, cioè il fatto che effettivamente quello che è successo negli ultimi mesi ha cambiato molto della nostra percezione, e soprattutto abbiamo capito una cosa importante: bisogna a volte dare ascolto agli scienziati, a quello che dicono gli scienziati, appunto su questa faccenda del salto di specie di virus. C'erano stati tanti segnali d'allarme che sono stati effettivamente trascurati. E allora, quando gli scienziati lanciano altri grida d'allarme, come appunto il riscaldamento globale, bisognerebbe starli a sentire, e quando ci dicono che bisognerebbe fare molta attenzione a quello che fa la nostra stella, il Sole, visto che oggi abbiamo parlato poi di questa stella, fondamentalmente, bisognerebbe anche lì fare grande attenzione, perché se il nostro Sole cominciasse ad avere quei fenomeni eruttivi che ha avuto in passato, lo sappiamo bene, per tutto il nostro modello di società occidentale, potrebbe essere davvero un problema. E allora chiedo ad Alessandro Benporad, con il quale mi scuso per averlo tenuto in silenzio fino adesso. Alessandro Benporad è un fisico solare, studia la nostra stella da molto tempo, e effettivamente negli ultimi tempi sappiamo che la nostra stella si sta comportando in una maniera abbastanza anomala. È così? E che cosa ci dobbiamo aspettare da questo comportamento? E soprattutto, abbiamo capito perché la stella negli ultimi anni è così povera di macchie? Oggi pure abbiamo fatto un collegamento con diversi centri dove si osservava il Sole, e era un disco immacolato. Perché, Alessandro Benpa? Ma allora io, no, prima di tutto devo dire che l'attesa è stata in realtà molto interessante, perché ho ascoltato con grandissimo interesse gli interventi che mi hanno preceduto e che tra l'altro mi hanno portato almeno a fare un paio di considerazioni che vi volevo proporre. Una è il fatto che in passato, diciamo, l'uomo ha avuto sempre una percezione di potersi rivolgere alla divinità comunque per avere un effetto sulla natura, no? Quindi per intercessione della divinità l'uomo sperava di poter controllare in qualche modo l'azione del sole, o di impedire che il sole sparisse durante un'eclissi, in epoche in cui in realtà l'uomo, se ci pensiamo, non aveva nessun effetto sull'ambiente nel quale viveva. E quindi è paradossale che invece oggi noi abbiamo perso in realtà, abbiamo perso in realtà questa sensazione di questo collegamento che ha l'uomo con la natura, proprio nel momento in cui, forse per la prima volta nella storia dell'umanità, in realtà stiamo modificando il clima e la natura nella quale viviamo. Quindi proprio nel momento in cui in realtà dovremmo agire per fare qualcosa, per modificare i nostri comportamenti, viviamo come se noi non potessimo più influenzare in alcun modo la natura, il che è paradossale, visto che invece abbiamo sempre vissuto, al contrario, pensando di poter fare qualche cosa, no, sulla natura. E l'altra considerazione che mi viene in mente è il fatto che in passato, appunto, si è sempre guardato al sole come qualche cosa che in realtà è incostante, non è sempre uguale a se stesso. Non solo nell'alternanza delle stagioni, ma appunto questi fenomeni delle eclissi prevedibili in parte sì, in parte no. E oggi invece molto spesso nella conoscenza comune, diciamo, il sole lo si dà per scontato, non si sa assolutamente che avvengono dei fenomeni in continuazione sul sole, non si conosce il fatto che il sole ha un suo ciclo di attività. Oggi, nella giornata di oggi, se ne è parlato
tantissime volte, insomma un decennale, con un massimo, un minimo di attività, e non si conosce la grande attività che si verifica continuamente sul Sole. Il Sole è soggetto continuamente a variazioni del campo magnetico, perché il Sole è governato, diciamo, da fenomeni magnetici e che sono anche molto intensi, diciamo. I fenomeni energetici che si verificano sul Sole sono i fenomeni più energetici che si verificano in tutto il sistema solare. Durante un brillamento solare viene rilasciata un'energia dell'ordine di 100 miliardi di bombe di Hiroshima, quindi un'energia per noi inimmaginabile, e non si ha la consapevolezza che a seguito di eventi di questo tipo ci possono essere degli effetti anche sulle attività umane, soprattutto nel momento in cui noi negli ultimi decenni siamo diventati sempre più dipendenti dalle tecnologie, che sono proprio a rischio, diciamo, per tutti i fenomeni che possono verificarsi sul Sole, quindi fenomeni come danneggiamento dei satelliti che usiamo per le telecomunicazioni, induzione di blackout a terra, disturbi della trasmissione radio e così via, un'enorme quantità di fenomeni, diciamo, che oggi sono oggetto di studio di una branca che sta nascendo, che è la cosiddetta meteorologia spaziale, e che purtroppo, diciamo, pur essendo una meteorologia, però ha delle capacità di previsione attualmente veramente molto, molto limitate se confrontate a quella, diciamo, della meteorologia terrestre, per così dire. E il Sole in questo momento si trova nel minimo di attività, appunto, e in realtà questo è il suo comportamento naturale. Adesso, in questo esatto momento, non ci sono macchie sulla superficie del Sole o sono molto piccole. Qualche macchia del nuovo ciclo, diciamo, l'abbiamo già vista comunque nelle settimane e nei mesi precedenti, quindi progressivamente, piano piano, diciamo, il ciclo solare sta ripartendo, sta iniziando quello che è il 25esimo ciclo solare da quando abbiamo iniziato, diciamo, a contarli, e su questo, diciamo, non c'è un comportamento anomalo. Quello che è strano è che si è osservato che gli ultimi cicli, perlomeno gli ultimi tre cicli solari, hanno visto una progressiva diminuzione del picco di intensità dell'attività solare, e per cui diciamo il Sole, che da alcuni viene chiamato in causa per il riscaldamento globale, al contrario, in realtà paradossalmente ci sta dando una mano, perché l'irradianza solare, anzi, è leggermente diminuita nel corso degli ultimi cicli solari, quindi in realtà il Sole, invece che contribuire al riscaldamento globale, diciamo, paradossalmente ci starebbe anche dando una mano da parte sua. Però se noi, come dicevo prima, a che cosa è dovuta questo minore riscaldamento, cioè questa attenuazione del Sole? Questa è una gran bella domanda a cui, diciamo, non abbiamo risposta. Non abbiamo ancora una risposta. Purtroppo, appunto, il ciclo solare è un ciclo, ma in realtà ha un comportamento che non è assolutamente periodico. Si sono verificati dei cicli molto intensi, cicli molto deboli, cicli lunghi 13 anni, cicli lunghi 9 anni, quindi è un comportamento estremamente complesso che ancora stiamo cercando di capire. Ma le macchie che cosa indicano? Le macchie solari indicano proprio la ripartenza dell'attività solare, quindi quando il Sole è privo di macchie, diciamo, è nelle condizioni di minimo di attività. Poi piano piano... nascono nuove macchie al massimo di attività, il Sole, la superficie solare è coperta in buona parte da macchie solari che sono regioni di elevati campi magnetici, ecco. Campi magnetici migliaia di volte il campo magnetico terrestre, che sono poi la causa scatenante delle eruzioni solari, quindi dei brillamenti solari e di questi fenomeni che poi, propagandosi, investendo la magnetosfera terrestre, che è il campo magnetico naturale che ci protegge, diciamo, dal fenomeno di origine solare, però possono avere degli effetti anche sulle attività umane. Ecco, volevo adesso chiedere a Gianluca Ranzini, presidente di Planet, che tra l'altro è una delle
associazioni che ha dato il patrocinio a questa manifestazione, di cui ovviamente siamo grati. In questo momento i planetari italiani, che sono degli strumenti importantissimi per la divulgazione dell'astronomia e per chiarire molti concetti chiave, come appunto quello di equinozio, di solstizio, purtroppo in questo momento i planetari stanno vivendo un momento difficile, perché sono strutture equiparate alle sale cinematografiche, ai teatri, e quindi vivono la stessa situazione di diradamento e distanziamento sociale. Ecco, voi di Planet avete messo a punto un protocollo per i prossimi mesi. Che cosa prevede? Esatto. Allora, grazie Paolo. Innanzitutto volevo rassicurare Eugenio Finardi sull'asse terrestre della Terra, che non sta facendo niente di strano. Ma avevo sentito dire che si spostava, che era, invece di continuare a leggermente inclinarsi a ovest. No, forse è uscita una notizia in questi giorni che parlava dello spostamento del polo magnetico, quello sì. Il polo magnetico nord della Terra sta piano piano andando dal Canada verso la Siberia, quindi questo in poche decine di anni, non in tempi biblici o stellari. Dovuto a che cosa? Beh, questo perché effettivamente anche l'asse magnetico terrestre è soggetto, diciamo, a delle oscillazioni, e in tempi geologici addirittura a inversione dei poli. Dipende da quello che accade dentro la Terra, perché dentro la Terra, nel nucleo terrestre, si genera il campo magnetico della Terra. E i poli quindi si spostano di qualche chilometro all'anno. In questo periodo quello nord in particolare sta trottando in maniera particolarmente veloce, appunto, per cui se negli anni 30 la bussola puntando a nord ci avrebbe portato direttamente in Canada, tra qualche anno ci porta direttamente in Siberia. Però l'inclinazione dell'asse terrestre, quella non cambia, se non su tempi molto lunghi. Vicino, appunto... Io non parlavo di, non avevo paura di dopodomani, del weekend. No, la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre, c'è un movimento della Terra ciclico che però si compie in decine di migliaia di anni. Non mi risulta che ci siano state alterazioni e poi dovute all'uomo. L'uomo su questo ancora non arriva, diciamo. La quantità di acqua cambiata, prelevata l'acqua dalle falde acquifere da una parte, poi invece le dighe fatte nel nord della Russia. Questo. Ma no, non credo però che si arrivi. Comunque, davvero... Sì, no, sono ovviamente fake news, scusate. Ok, no, niente di grave. Arrivano queste cose, dico, ho l'occasione di chiederlo a uno che lo sa. No, ma volentieri. No, riguardo ai planetari, scusate qua, ogni tanto passa un treno, ma non riesco a schermare più di tanto. Probabilmente si sente. Guarda, i planetari, certo, sono i luoghi in cui, diciamo, si fa da tramite un po' tra la ricerca scientifica e il grande pubblico, no? Quindi sono luoghi in cui ci sono delle macchine che sono in grado di riprodurre il cielo stellato in maniera molto realistica, e questo consente di far vedere dal vivo quello che sui libri non si riesce a vedere, cioè i movimenti degli oggetti celesti, del Sole per esempio. È molto semplice far vedere i diversi punti in cui tramonta il Sole o sorge nelle diverse stagioni, l'altezza diversa che ha appunto con il trascorrere dei mesi. I planetari, certo, come tutte le attività, sono stati chiusi verso fine febbraio, inizio marzo, adesso stanno cominciando a riaprire. C'è un po' il problema che non si sa bene a cosa siano equiparati, per cui dicevi, a volte ai cinema, ai teatri, a volte in alcune città i musei, quindi non si sa bene che normative debbano seguire. Quello che abbiamo fatto insieme all'Unione Astrofili Italiani, noi dell'Associazione dei Planetari Italiani, è stata di comunque scrivere delle linee guida semplicemente di buon senso, che seguono le normative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per dare delle indicazioni a chi sta appunto cercando di riaprire. Non sono tutte le strutture, perché probabilmente tutti quanti siete stati almeno una volta in un planetario. Sapete che ce ne sono di molto grandi, come a Milano, per esempio, in Italia, o a New York, tanto per fare un esempio di super planetario, o molto piccoli,
quindi dipende dal diametro della sala e quindi dai posti che ci sono disponibili. I planetari piccoli evidentemente con 5-6 metri di cupola e 20-30 posti in questo momento probabilmente non sono in grado di riaprire. Ci sono anche dei planetari addirittura sotto delle cupole gonfiabili che possono essere portati dentro le scuole, a degli eventi, nei centri commerciali, così per portare il cielo, diciamo, al grande pubblico, e anche questi ovviamente sono in difficoltà. Però un po' alla volta, adesso vediamo che cosa si riesce a fare. So per esempio che alcuni hanno riaperto, uno è quello di Padova, Roberto lo saprà senz'altro, a Torino ha riaperto, Milano non ancora, però insomma si stanno organizzando. Ma anche lì bisognerà tenere le persone a determinate distanze. Ma allora volevo chiedere, qual è la sostenibilità poi, alla fine, economica, soprattutto delle strutture più piccole? Perché insomma il Planetario di Milano può ospitare decine e decine di persone, anche se si adottassero dei criteri di distanziamento. Ma appunto piccoli planetari, quelli sono forti. Ma c'è da tenere presente che... tanti planetari, diciamo, sono pubblici di fatto, molti soprattutto in origine gestiti dai comuni, però dati in affidamento ormai da anni, perché si tende sempre a esternalizzare tutto, bisogna dare tutto fuori, no? Perché costa meno, sono dati ad associazioni che mandano avanti l'attività e diciamo sopravvivono grazie agli incassi. I planetari più piccoli invece sono un po' più familiari, magari sono gestiti da gruppi di astrofili e di appassionati che aprono al pubblico. E per i planetari più piccoli si pone questo problema, perché è vero, Milano forse riesce a infilare anche un centinaio di persone nella sua sala enorme, sarebbe 375 la capienza. Un planetario che normalmente può ospitare una classe o 50 persone al massimo, dovendo tenere le distanze eccetera eccetera, dovrebbe lavorare con un pubblico di 10 persone. Questo diventa un po' come altri generi di strutture che non stanno riaprendo ancora in questo momento, diventa insostenibile dal punto di vista economico. Bisognerà inventarsi qualcosa di nuovo, per esempio accorciare magari gli spettacoli e fare una turnazione più rapida, però bisogna stare attenti perché bisogna sanificare tra un turno e l'altro, quindi è un po' complicata la faccenda. Insieme all'Unione Astrofili Italiani abbiamo scritto un po' di queste nostre considerazioni, e anche per far così portare alla luce l'esistenza di queste strutture abbiamo scritto al ministro Franceschini, avevamo scritto anche a Conte come Planit, però al momento non ci hanno ancora risposto. Speriamo almeno che ci dicano esattamente a quale tipologia i planetari e i piccoli osservatori sono equiparati, in modo da dire, vabbè, se siamo come i cinema o i teatri, seguiamo un certo tipo di protocollo. Se siamo, equiparati ad altri tipi di attività pubbliche, eccetera, seguiremo un altro tipo di normative. Però, insomma, più o meno la questione del distanziamento, delle mascherine, eccetera, eccetera, ci deve essere ancora per un bel po'. Sì, questa è una situazione difficile. Effettivamente, come diceva lei, Gianluca Razzini, bisognerà cambiare anche il modo con il quale racconteremo le cose. Effettivamente negli ultimi tempi i planetari sono diventati più cinema che luoghi in cui c'è un operatore che in carne e ossa fa didattica. È così, Silvia Rosa Brusin? Negli ultimi non saprei tempi, perché io ho sempre avuto una passione per l'astronomy, astrofili, planetari di ogni genere. Cioè, certo, facevo una riflessione che non è per niente originale. Questo virus ha cambiato, ha devastato il nostro mondo ed era evitabile. Cioè non era inevitabile, cioè la natura ti porta naturalmente queste emergenze, però insomma si poteva intervenire con una maggiore trasparenza dall'inizio e salvare tante vite. Sto parlando di allarmi a livello internazionale, insomma questo è un dibattito molto, molto aperto,
Però proprio sul fatto che la scienza dice, poi fa e poi lancia gli allarmi, poi però ci sono dei silenzi devastanti, no? Questo un capitolo un po' complicato. Comunque, non c'è coraggio mai di andare fino in fondo. Io credo che questo coronavirus sia semplicemente il sistema immunitario del pianeta che ci dice che siamo troppi e stiamo rompendo, cioè siamo un eczema sulla faccia del... Se la Terra fosse un essere vivente, noi siamo una malattia. Può essere, sono le nostre reazioni. A capire a un certo punto, cioè, finché c'è gente che continua a fare 14 figli, io trovo che sia criminale fare più che 4 figli, bisognerebbe veramente e cominciare veramente a bloccare questa. Il problema non sono le persone che fanno tanti figli. Tutti noi, capito? È una cosa... Sì. Assurda, cioè, diciamo che la globalizzazione ha fatto tilt, cioè questo è un discorso molto complicato che ci porta. Abbiamo raggiunto il potere degli dèi e adesso dobbiamo prenderne, assumercene la responsabilità. È vero. In realtà la globalizzazione ha funzionato benissimo perché il virus è arrivato dappertutto in poco tempo. Prestissimo. Questo è un problema. Il concetto è che si poteva fermare. Sì. Questo sì. E riportando il tutto alla giornata di oggi, ricordo anche che, per esempio, gli incontri che si fanno a Stonehenge fisicamente. Il giorno del solstizio sono quest'anno incontri ovviamente tutti virtuali come esatto. No. Esatto, pensate quante feste, quanta musica, quanta cultura, quanto teatro, quanta bellezza. È stata, speriamo, soltanto messa. Però diciamo una cosa, e lo dico a chiusura di questo nostro incontro, anche perché ormai sono le 23, io non vedo più Enrico Bonfante, ma insomma il fatto che stiamo continuando a parlare vuol dire che lui c'è ancora, ma penso che ormai sia proprio agli sgoccioli, no? Ed è super, super Bonfante. Ci siamo. 17 ore e 35 di diretta, però siamo ancora vivi e meravigliati di fronte a tanta sapienza e insomma a certi personaggi che insomma noi ammiriamo a prescindere. Quindi insomma siamo assolutamente presenti e partecipi e anche reattivi. Le maratone di Mentana, scusate, non sono niente in confronto, ci fanno ridere. Posso dire una cosa? No, volevo ricordare la meraviglia di Shakespeare quando racconta nei sogni della notte di mezz'estate che il solstizio è un momento misterioso, tant'è vero che perfino l'amore, cioè Titania, si innamora di un asino, perché la maledizione dice che lei, aprendo gli occhi, si innamorerà della prima persona che passa, in quel momento passa un asino. Ecco, però questo simbolicamente è molto importante, vuol dire che c'è qualche cosa di inquietante, di misterioso, ma anche che potrebbe suscitare una novità straordinaria, un rapporto tra l'essere umano e il mondo animale, tanto per dire, che noi secondo me viviamo malissimo, malissimo. Se pensiamo a cosa sono gli allevamenti intensivi, credo che possiamo dire che è un nostro pessimo rapporto con gli animali. Perciò forse, ecco, io sono tra quelli che pensano che questo virus abbia portato un'occasione di ripensamento. Questo sì. Noi non prendiamo al volo questa occasione, veramente vuol dire che siamo proprio ignoranti e nemici di noi stessi, insomma. Per cui è molto importante approfittare. Mi fa piacere aver sentito questi interessantissimi discorsi sul rapporto di noi esseri umani con l'universo, che è un rapporto misterioso di cui si sa pochissimo, si sa poco, in realtà non si sa. Posso aggiungere, Paolo, una cosa su Shakespeare, che è un po' una cosa alla quale io tengo tanto, e date le presenze, e Midsummer,
viene tradotto con mezza estate, che in italiano non esiste, è il solstizio, cioè il titolo corretto sarebbe Sogno della notte del solstizio, anche perché la magia, il fatto che se si prende quella certa erba, la goccia di rugiada, si spreme la rugiada sull'occhio dell'amata, uno sarà contraccambiato per tutta la vita, e tutta questa bellissima cosa che ci racconta Shakespeare, dice capita questa magica notte, quindi non lungo tutto un periodo, un giorno preciso che era il solstizio. Sì. La notte della mezz'estate. Che bello averla passata insieme, grazie. Grazie, no, grazie a voi e a tutti quanti. E come vedete, forse anche questo volevo sottolineare, in effetti questa giornata, questa strana giornata, ma assolutamente innovativa dal punto di vista proprio della ideazione di un progetto didattico, quello di raccontare il solstizio dall'alba al tramonto, in effetti è un po' il frutto, è un'idea di Rodolfo Calanca, ma è il frutto tutto sommato proprio della situazione che abbiamo vissuto in questi mesi, perché questo progetto nasce tra aprile e maggio, quando pensavamo che in effetti forse non avremmo potuto neanche spostarci da un comune all'altro, da una regione all'altra, e allora l'idea di Rodolfo Calanca è stata quella di immaginare una grande staffetta, una grande corsa all'inseguimento del sole, e questo è un altro modo con il quale abbiamo potuto raccontare questa giornata, soprattutto recuperando tantissimi siti, davvero un patrimonio incredibile. Posso dirlo, sicuramente gli inglesi domani, stanotte, festeggeranno intorno a Stonehenge, ma noi abbiamo festeggiato intorno, lasciatemelo dire, a più di 25 monumenti di carattere storico, archeologico, luoghi di interesse naturalistico. Credo che questa sia stata veramente un'avventura meravigliosa, e ci ha fatto molto piacere concluderla con tutti voi. Quindi io ringrazio Dacia Maraini per essere stata con noi fino alla fine, Silvia Rosa Brusin, Adelaide Sicuro. Saluto anche Claudio Strinati, che ci aveva detto che avrebbe dovuto lasciarci. Saluto anche Gianluca Ranzini, Guido Cossarda, Alessandro Bemporad, Roberto Ragazzoni. In chiusura volevo soltanto ricordare che appunto la festa nazionale del solstizio d'estate è stata un'iniziativa nata, diciamo così, dallo sforzo, chiedo scusa, anche Eugenio Finardi mi segnalo. Nasce dallo sforzo congiunto appunto di Rodolfo Calanca, titolare di Ean Web Borgo di Urania, ideatore di questa iniziativa, di Alberto Cora, ricercatore all'Osservatorio Astronomico di Torino e membro di Edu INAF, la sezione didattica dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, di Enrico Bonfante, il nostro incrollabile regista, presidente dell'Associazione Scientifica e Culturale Empiricamente, che ha condotto tutte le dirette dell'alba, del mezzogiorno e del tramonto, insieme a Niccolò Brenzoni, che pure ringraziamo per lo sforzo enorme che ha fatto. E ovviamente voglio anche ringraziare tutte le istituzioni importanti che ci hanno sostenuto, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, il Museo Galileo, Radio 3, che ci ha dato molto spazio, e poi la SIFET, la Società Italiana di Fotogrammetria e Telegrafia, la SAIT, la Società Astronomica Italiana, la SIA, la Società Italiana di Archeoastronomia, Stellaria e Planite, che appunto era rappresentata da Gianluca Ranzini. Grazie a tutti. Buonanotte, buon solstizio di estate, perché e buona festa della musica deve verificarsi, e soprattutto buona estate, cieli sereni. L'appuntamento sarà tra 6 mesi per la grande festa del solstizio d'inverno, perché siamo matti e vogliamo continuare a sfidare il tempo e a sfidare anche le nostre energie, che devo dire ne abbiamo profuse tante, ma spero di aver che tutti quelli che ci hanno seguito abbiano capito che abbiamo cercato veramente di fare una cosa assolutamente nuova. Grazie a tutti, grazie davvero. Grazie. Buona serata a tutti voi, arrivederci.
torniamo infine io e te a dare la buonanotte, buonanotte a tutti, a ringraziare tutti coloro che sono stati con noi, magari non necessariamente da questa mattina. Sì, non necessariamente, 17 ore 45 minuti e 55 secondi in questo istante, quindi quello in caso se l'avete fatto segnalatecelo che verrà direttamente Enrico a consegnarvi un presente. Prima mi riposo un attimino, allora, mi prendo un attimo una pausa. È stata una maratona veramente lunga, però l'energia che ci ha dato il sole, anche se a distanza credo che sia arrivata anche attraverso le telecamere a tutti voi, e l'energia che ci hanno dato anche questi ospiti veramente fantastici, che, con la quale abbiamo concluso una serata densa di contenuti che hanno anche esulato dal solstizio, ma che ci hanno riportato un po' una condizione di umanità, ed era quella che anche gli antichi ricercavano quando festeggiavano questo particolare momento dell'anno. Grazie Enrico, perché il lavoro è stato incredibile, non so utilizzare altre parole in campo di regia, chi si occupa un po' di queste trasmissioni lo sa quanto bisogna lavorare anche nel pre diretta, sana follia, ma tanta sana follia. Quando mi avevano coinvolto ho detto: ma sei da solo a fare la regia? Ma ha detto sì, e ho detto va bene. Non avevo proferito altra parola, ma ero rimasto impressionato e lo sono tuttora da quanto è stato fatto, e ringrazio anche da parte mia chi mi ha coinvolto, gli organizzatori, Rodolfo, Alberto, Paolo e tutti quelli che si sono succeduti attraverso i vari siti in questa splendida e solare maratona. Tra l'altro qualcuno ci fa notare che siamo nel frattempo finiti con il nostro bel sottopancia invertito, e allora andiamo subito a adesso, infatti non sapevo più neanche da che parte guardare, perché va bene, insomma, vedevo specularità, ma anche un certo Leonardo usava lo specchio, sì. E anche un certo Shakespeare che abbiamo sentito usava questi trucchetti per far capire comunque, che le cose le sapeva. Comunque io ci tengo a ringraziare anch'io ovviamente gli altri compagni di avventura nella parte organizzativa, quindi Rodolfo Caranca, Alberto Cora e Paolo Conte. Ringrazio te per aver condiviso queste 12 follia. Ore almeno, 15, quelle che erano con me, e ringrazio soprattutto tutti coloro che abbiamo avuto modo di contattare durante le dirette, che si sono fatti in quattro per mandarci i video, magari facendo fatica, dovendo fare anche ore di strada per raggiungere quei posti che abbiamo visitato. Quindi un grazie a tutti. Se questa serata, se questa intera giornata in realtà è andata come è andata, penso assolutamente bene, è anche merito del gioco di squadra che abbiamo fatto tutti quanti assieme. Con questo chiudiamo con i titoli di coda Vi diamo appuntamento fra 6 mesi. Cala la notte, simbolicamente anche per lo scuro che c'è dietro di noi, ma credo che una scintilla di luce, come direbbe Shakespeare, è partita e sta irradiando anche un po' questo paese, e non solo, visto che i collegamenti che abbiamo avuto agli spettatori li abbiamo avuti anche da fuori questa meravigliosa penisola. Grazie! Buonanotte a tutti! Grazie di averci seguito!
era tutto un ricamo trapunto. C'era Urano, chiamava a raccolta le stelle nella volta del cielo. Helios, che faceva galoppare i cavalli verso l'ultimo raggio del giorno, trascinandosi dietro Espero scintillante. La notte, nel suo nero mantello, frustava i cavalli del suo carro, e una schiera di stelle faceva da corteggio alla dea. Le Pleiadi ruotavano in cielo assieme a Orione con la spada in mano. Al centro, in alto, l'orsa sfiorava il polo con la sua coda d'oro, e il ciclo della luna scandiva il mese in due parti coi suoi raggi. E insieme c'erano le Iadi, segnale certo ai naviganti. E Lucifero, portatore dell'alba che mette in fuga le stelle.